pochi giorni dalla testimonianza di Filippo Campisi, gli inquirenti sequestrano due suoi computer e una stampante. Perché hanno sequestrato i suoi computer? Mi hanno fatto capire che praticamente su PC, sulle stampanti rimangono dei dati. Si cercano tracce della lettera anonima che Campisi invia ai carabinieri di San Giuliano a soli due mesi dalla scomparsa di Roberta. Lei si ricorda di averla compilata nel computer che ha consegnato? Sì. Però voglio aggiungere anche un'altra cosa. Avevo un altro hard disk. Questo hard disk mi si era rotto. Che praticamente gli ho dato anche l'hard disk vecchio. E questo sta a dimostrare che io non c'ho da nascondere niente. Niente da nascondere, solo una verifica dell'attendibilità del testimone. Signor Campisi, lei è indagato? No, come indagato? No. Io sono un testimone, ho visto una cosa. Sono una piccola comparsa in un grande film. Gli inquirenti cercano di mettere a fuoco nella memoria di Campisi la scena di cui è stato testimone. Mi mostrarono una ventina di tipi di auto. Niente, in quelle foto l'auto che Campisi vede quella notte non c'è. Questa cosa è diventata come un pensiero, un tarlo, no? Io praticamente tutte le sere, tutti i giorni penso a questa cosa, cercare di vedere se ricordo altri particolari. È lui stesso a cercare su internet foto di fuoristrada che somiglino a quello che ha visto. E ho trovato un modello che si avvicina tanto a quello che ho visto io. Nissan Patrol. Eccola, una Nissan Patrol color crema. È possibile che Roberta sia salita su quest'auto? Con chi e perché? E ci sono degli altri particolari che le sono tornati alla memoria di quella notte? Le parole di Campisi si fermano qui. Sì, praticamente mi è venuto a mente un altro particolare. Spegniamo la telecamera. Il tempo per Campisi di scegliere se dire. Quando riaccendiamo, le parole si fanno immagini. Viadini, ancora. Ancora mezzanotte e mezza. Arrivato davanti all'incrocio di via Gigli, ho sentito un urlo di donna. Un urlo di donna proprio forte, spaventato, d'attenzione, diciamo. Come una richiesta d'aiuto. Senta, perché non si è fermato? Non mi sono fermato perché praticamente io ho sentito un urlo. Non è che ho visto una scena cruenta. E allora, ferma un po', qui cosa succede? Anche, guarda, conoscendomi carattere, se avessi visto un'aggressione o una donna o qualcosa del genere, avessi visto un qualcosa del genere, io mi sarei fermato, sinceramente. O perlomeno avrei chiamato le forze dell'ordine. Perché non ce l'ha raccontato la prima volta che ci siamo incontrati? No, perché proprio è una cosa che non mi ricordavo. È venuta ora in questi ultimi giorni questo frammento, questo ricordo. Un frammento di memoria che richiama alla memoria di un altro testimone, sempre via Gigli, una del mattino. Sentivo un uomo e una donna che discutevano. Urlava la signora, aiuto, ha urlato aiuto. L'ha caricata in macchina, la signora voleva uscire. Chiudendo lo sportello ho sentito una botta forte. Boom! Secondo me ha picchiato la testa. Lei non ha mai avuto modo di parlare con Loris Gozi? No, non lo conosco, mai visto lui. L'ho visto solo nelle riprese televisive. Lei pensa che questo suo ricordo possa essere stato influenzato da quello che ha letto, dai programmi che ha visto in televisione? Possa essere frutto di una suggestione? No, non è stata una suggestione. Questa cosa è un ricordo che mi è ritornato alla mente, che avevo rimosso. Ho avuto anche difficoltà. Ho pensato che la gente può pensare che, ma come, questa cosa prima non se l'è ricordata, ora viene fuori con quest'altra storia dell'urlo. Io mi sento di dirla questa cosa qui. La mia memoria la va rimosso, ma la ricordo perfettamente. Io quella sera sentii quest'urlo di una donna.